Sisma, il giuramento dei giovani padani sul Pian del Re. Questo dimostra che la Lega in questa provincia è in salute, dimostra che c'è un movimento vitale e anche la vostra presenza questa mattina qui, così numerosa, in una giornata che sì è bella, ma diciamo che insomma un po' freschino lo fa, quindi venire fino a Pian del Re a sentir parlare di agricoltura a un comizio, a un incontro organizzato dalla Lega, significa che siamo in un momento in cui la Lega ispira fiducia. E ispira fiducia perché parla di argomenti concreti. Diciamo prima, oggi non faremo il solito comizio, non faremo la solita propaganda, ma cercheremo in qualche modo di approfondire i problemi del settore agricolo. Vi voglio dare giusto un dato. Io sono convinto che ciascuno di noi, se chiede per il proprio paese, per il proprio comune, qual è il prodotto del Made in Italy che ci rende più famosi nel mondo, sicuramente avrà come risposta e come propria convinzione che l'agroalimentare, i nostri prodotti agricoli, il nostro vino, il nostro cibo, sono quello che caratterizza il Piemonte e l'Italia in giro per il mondo e quindi che sono una delle cose più importanti che noi abbiamo per creare sviluppo sul territorio e per farci riconoscere, di cui andare fieri e orgogliosi. Il problema di cui non ci occupiamo però è che questo orgoglio del nostro paese, della nostra terra, sta morendo. Quest'anno in Piemonte hanno chiuso 1500 aziende agricole, che equivale al 5% del numero totale delle aziende. E quindi noi abbiamo governanti, diceva bene Roberto Cota, non eletti da nessuno, che continuano all'Expo a sproloquiare di agricoltura, ma i dati di fatto sono che la politica di questo governo e le politiche europee stanno portando le nostre aziende a chiudere, stanno portando i nostri imprenditori agricoli a impiccarsi, stanno portando un settore a morire. E cos'è che lo sta portando a morire? Da una parte abbiamo le politiche fiscali di questo governo. Provincia di Cuneo, una provincia di eccellenza per il vino, sapete bene che l'introduzione dell'IMU agricola sui territori, sulle colline, sulle aree svantaggiate ha portato un danno enorme al settore, l'ha portato in provincia di Cuneo, l'ha portato in provincia di Alessandria, nell'Astigiano, su tutto quanto il territorio. La tassazione dei capannoni agricoli è un'altra tassa che incide in maniera esorbitante sui bilanci delle aziende, sta portando le aziende a chiudere. Ma poi non dimentichiamoci quello che si diceva prima, che ha detto sia Roberto che Gianna, una regione Piemonte che da 2 anni tiene fermo il PSR, non permettendo alle aziende agricole di progettare la propria attività e portando a fallire anche chi lavora nell'indotto dell'agricoltura. Mi è capitato di parlare con diversi rivenditori di macchinari agricoli che stanno chiudendo perché senza la certezza di quali saranno i finanziamenti europei e regionali per l'agricoltura non c'è un mercato fermo e non c'è modo di progettare, non c'è modo di capire dove si andrà a parare. Ma poi c'è anche l'altro discorso, che non è un problema soltanto italiano, che è il problema europeo. Noi abbiamo un'Unione Europea che, come sapete, non ci tutela per quanto riguarda la tracciabilità dei prodotti, e immagino che se ne parlerà oggi, ma soprattutto abbiamo un'Unione Europea che, oltre a dissertare della rigidità del cetriolo sulla rotondezza del pisello, non è in grado di tutelare il nostro mercato dall'invasione di prodotti di bassa qualità che creano un abbassamento dei prezzi che non si può più reggere. Io vengo dalla provincia di Alessandria, che è una provincia cerealicola. I cereali oggi non si riesce, chi produce cereali non ha nemmeno più la convenienza di andare a raccogliere, perché il prezzo è talmente basso, vista l'invasione di prodotto straniero, che quel settore, che è un settore importante della nostra economia agricola, sta morendo. Si parlava prima del riso, i nuovi accordi che l'Unione Europea ha fatto con i paesi dell'Est sta portando riso di bassa qualità, di basso costo, e che sta portando anche una nicchia che era quella vercellese, che è sempre stata considerata, il settore del riso, una parte un po' più fortunata del mondo agricolo perché più sostenuto, con aziende più organizzate. Anche quelle aziende lì stanno chiudendo e stanno avendo difficoltà. E chiudo su questo: non cadiamo nel gioco che vuole l'Unione Europea, per cui si dice che chi è più bravo, chi ha l'eccellenza riesce a vincere, riesce a competere. Perché oggi come oggi abbiamo tante eccellenze qui in Piemonte che stanno sopravvivendo anche nel settore agricolo, ma attenzione che la logica che stanno portando avanti, cioè quella di cercare in qualche modo di non creare solidarietà nel mondo dell'agricoltura, di non creare dei vincoli, di non creare dei legami, di fare il gioco che il più forte in nome della competitività va avanti, è un sistema per cui oggi qualcuno sul nostro territorio riesce a vincere, a competere rispetto ai più piccoli, ma un domani avremo le grandi multinazionali del cibo che porteranno tutte le aziende del nostro territorio a chiudere. E quindi il punto è questo:
Se in questo paese, in questa regione abbiamo sempre saputo lavorare, abbiamo sempre saputo produrre, abbiamo sempre avuto un modello vincente e ci ha reso quello che siamo nel mondo, beh, io credo che il dovere di chi fa politica sia fare tutto il possibile perché quel modello, e qui in provincia di Cuneo lo sapete bene, è una terra che è stata a lavorare al mondo e che dallo Stato non ha mai avuto aiuti, ma chiede semplicemente di essere lasciata libera, di potersi dar da fare. Se noi abbiamo avuto questo modello che è stato vincente, abbiamo il dovere di tutelarlo e di mantenerlo, perché nessuno da Bruxelles ci deve insegnare come si fa agricoltura, nessuno da Bruxelles ci deve insegnare come va gestita la nostra economia. Grazie a tutti e buon convegno.